Un articolo in cui dice sostanzialmente
sostanzialmente, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali interviene in due punti. La Spagna deve rispondere delle violazioni del diritto alla casa. Perché lo sta facendo per la Spagna e non lo sta facendo per l'Italia, parlo in generale? In Spagna, prima l'intervento sugli beni ipotecari, diceva anche Luca, ti ricordi, no? Hanno sviluppato un movimento che si chiama piattaforma degli affettati, piattaforma delle persone colpite dall'ipoteca, la PA, piattaforma affettata, spara l'ipoteca. Loro hanno sviluppato una metodologia che non è semplicemente la difesa caso per caso, ma è una difesa anche collettiva, una presa di coscienza, non è semplice assistenzialismo. Su questo hanno sviluppato moltissimo anche la parte internazionale e nel 2018, grazie al rapporto che si è riuscito a sviluppare con la relatrice delle Nazioni Unite sul diritto alla casa, Leila Niffara, hanno presentato come istanza d'ultimo ricorso, l'ultimo appello, l'ultima istanza, insomma, c'è una procedura specifica per presentare, per richiedere un intervento. Bene, questa cosa c'è stata in una cinquantina di casi e questa cinquantina di casi ha paralizzato la commissione, perché chiedeva in sintesi al governo spagnolo di non intervenire nel merito della correttezza o meno delle procedure di interesse sul fatto della non contestare il diritto di proprietà, ma diceva: se lo sfratto come ultima istanza deve essere eseguito per le ragioni che, però ci deve essere comunque una soluzione alternativa, qualsiasi sia il titolo. Allora, qualsiasi sia il titolo vuol dire che si fa riferimento all'articolo 11 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, di cui qualche volta se ne parla, e ve l'ho appena accennato, ma c'è anche l'articolo 9. L'articolo 9 dice che non ci può essere discriminazione all'assistenza sociale. Qual è, ad esempio, una delle discriminazioni che da più parti viene sollevata e spesso ci troviamo senza gli strumenti? Il fatto che uno si risulta occupato, addirittura se uno ha insultato, virgolette, la controparte in pubblica, non ha diritto ad avere la casa popolare. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando, ragazzi? A parte questo che è fascismo puro, ma il Comitato delle Nazioni Unite su questa cosa qua ha chiesto, in base all'articolo 11 e all'articolo 9, cioè diritti di discriminazione, questo qua era un tipo di discriminazione di carattere diverso. Ecco, sì, cioè, stiamo parlando di casi specifici. Un caso specifico che viene citato è il caso di una richiedente, una signora. Lo Stato spagnolo diceva che non aveva diritto ad avere casa popolare perché lei risultava occupante senza titolo. Vi dice qualcosa questa cosa? Occupante senza titolo. Nazioni Unite dice che non va bene, che uno che è occupante senza titolo non abbia il diritto a. Allora, qui verranno tessimili il Tribunale Internazionale degli Sfratti, uno strumento paralegale che sta poco a poco riuscendo a far implementare questo famoso articolo 11. Stiamo parlando dell'Ecuador, dove c'è lontano, non sono inquilini, sono proprietari, è comunque. Stiamo parlando della Spagna, un caso molto simile al nostro, perché siamo in Europa, e stiamo parlando del fatto che lì, non per un caso, ma per una cinquantina di casi documentati e studiati, su questa cosa si è andati avanti, si sono ottenute le procedure e, udite udite, c'è un bel manuale che i compagni spagnoli hanno elaborato. Lo stiamo facendo tradurre, ma pure non sono dei nostri perché non c'è copyright, e per le parti di carattere generale, tanto per capirci, cosa contiene questo manuale? Contiene suggerimenti e orientamenti per l'utilizzo, modello di richiesta urgente di sospensione dello sfratto, un modello elaborato da questa commissione della PA e che può essere adottato e serve appunto per. C'è il parere del Comitato delle Nazioni Unite del 20 giugno 2017 e una sentenza della Corte Suprema di Spagna del 23 novembre 2017 che sostanzialmente dice queste cose devono essere applicate e utilizzate. Ragazzi, stiamo parlando di cose molto concrete, stiamo parlando di cose molto concrete. Allora, sulla base di questo, sulla base del fatto che
con molta convinzione alcune sezioni, io parlo della sezione di Padova del Movimento Inquilini, ma anche altri compagni che vi chiedono o che ci chiedono, vi ricordate le battaglie sulla requisizione, che ci si chiedeva ma come si fa, eccetera. Ecco, in generale i compagni o non conoscono, specialmente i compagni più giovani, oppure se lo conoscono, ma forse non si sa fino a che punto si riuscirà ad ottenere. Io vi cito solamente l'ultimo caso, è il caso della famiglia Moccari, abbiamo qui l'avvocato Pampalone della sede di Padova, la quale è una famiglia sotto sfratto perché la sua sotto gombero, perché la casa è stata ipotecata. San Martino di Luca Lombari, sindaco leghista, non c'erano più ricorsi legali, l'abbiamo fatto anche l'ultimo, però al momento dell'intervento della forza pubblica non c'era ancora una risposta, quindi c'era la forza pubblica, tranquillamente avrebbero potuto eseguirlo. Quella mattina, insomma, stiamo parlando di 2 anni fa, ci siamo presentati, eravamo in 3, tranquillamente. Abbiamo ricordato queste alcune cose, le abbiamo ricordato alla prefettura innanzitutto, che si è dimostrata abbastanza sensibile. Il sindaco leghista ha detto il problema non è mio, non aveva nemmeno attivato i servizi sociali, stavano per sbomberare, alla fine si è riuscito a ottenere una prova proprio perché c'era questa insistenza da parte nostra sulle responsabilità da parte del sindaco in quanto deve tutelare la salute fisica e psichica dei cittadini da lui amministrati. È una, diciamo, una famiglia di origine algerina, quindi qualsiasi sia la nazionalità, stiamo parlando di un obbligo, non di una possibilità. Voi sapete che si possono fare i trattamenti sanitari obbligatori per internare i malati di mente o cose di questo genere. Devono intervenire anche per risolvere l'alternativa abitativa se lo sfratto non è più rinviabile, anche con provvedimenti di requisizione. Si è riusciti a farle parecchie volte, anche ora, anche per requisizione dell'immobile stesso. In questo caso non c'era stato un provvedimento di requisizione, semplicemente un rinvio. Tra parentesi, voi sapete, ma ve lo ricordo, che a causa di questo blocco dello sfratto, io sono attualmente sotto processo, c'è stata una prima udienza il 2 di ottobre, ci sarà una seconda in febbraio, la sto rischiando 4 anni per violenza privata aggravata perché contro un pubblico ufficiale. La situazione non è molto simpatica, tanto per dire che non c'è stata nessuna violenza, molto tranquilla, ne abbiamo fatti dei blocchi degli sfratti molto più muscolosi e più decisi. Ma chiusa la parentesi, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda questo caso specifico, è ancora bloccato, ma vi dirò di più. La relatrice delle Nazioni Unite sul diritto alla casa ha chiesto al governo italiano di avere delle risposte. Ha detto, ha scritto in sintesi, tramite le procedure che sono, si manda all'ambasciata italiana, alle Nazioni Unite a Ginevra, la quale trasmette al governo italiano, prefettura, carabinieri, sindaco. Ha chiesto, ma cosa sta succedendo? State provvedendo? Qual è la procedura? Sapete che l'articolo 11 prevede che non si possa sfrattare funzionalmente a meno che non ci sia un'alternativa? La risposta alla fine del governo italiano è stata, ve la dico così, non c'è stata una vera risposta, nel senso che ha detto banalità, stiamo vedendo, non lo so. Potrei citare tutto, posso mandare il dossier completo. Cosa ha fatto? Cosa è successo poi? Cosa è successo poi? È successo che questo caso specifico, è un piccolo caso, banale forse, è stato utilizzato, è stato inserito nel rapporto che la relatrice delle Nazioni Unite ogni anno presenta all'Assemblea Generale sui casi di violazione del diritto alla casa a livello mondiale, e per l'Italia si citavano i dati che abbiamo fornito noi, 60.000 eccetera, citato il caso di San Martino di Luperi. Quindi questo caso è blindato, anche con la nuova amministrazione comunale, tra l'altro è un sindaco di fede salviniana, il quale in campagna elettorale ha detto che questo caso deve essere risolto, dando un'alternativa, chiusa la parentesi. Vi voglio dire questo, in sintesi,
Se noi prima di tutto abbiamo lo strumento, quindi le basi legali, oltre che politiche, e abbiamo la convinzione di utilizzarlo massicciamente, non sporadicamente, ma massicciamente, lo possiamo fare, possiamo ottenere grandissimi risultati, perché una cosa è lavorare per uno o alcuni casi, un'altra cosa è lavorare in maniera massiccia, ed è esattamente quello che stanno facendo i compagni spagnoli. In questo piccolo manuale sono sei pagine, ho preso la copertina, c'è questo articolo che presenta la guida spagnola, il manuale per sospendere uno sfratto con il mandato delle Nazioni Unite. Se volete c'è anche il link per scaricarlo in spagnolo, ma vediamo di farlo in italiano. C'è le osservazioni finali della Commissione dei diritti economici, sociali e culturali sul quinto rapporto periodico dell'Italia sulle violazioni dei diritti, si parla appunto che ci sono gli sfratti e l'Italia non deve permettere questi sfratti a meno che non ci sia un'alternativa, lo dice questo. Sì, nel 2015. Sto parlando di normativa internazionale. Sulla base di questo c'è una bozza di diffida a rispettare la normativa sul diritto, una cosa da inviare ai sindaci. Sono piccoli strumenti che secondo il mio modesto parere possono essere utili per le sedi. Io ho finito il mio intervento così, nel senso che ho presentato cose concrete che si possono fare, cerchiamo di capire l'interesse e come possiamo svilupparlo. Mi dà fastidio mettere lì, dopo non si d'accordo, avete ragione voi, basta. Se siete l'Arcangelo Michele. Insomma, era semplicemente una cosa che volevo capire. Dunque, tra l'altro mi serve il monologo perché è perfetto. Allora, sto cominciando a chiedere che in tutta Italia le uniche due regioni in cui si applica una legge dello Stato del 2013, o perlomeno si applica correttamente, proprio nel senso di quel ricavo internazionale, che non si può buttare fuori una famiglia che ha dei problemi a sistemarsi da sé, se non c'è un percorso che la porta da casa a casa. È la legge 124, approvata nel 2013, che è vero che ha tre misure, ma le prime due, diceva bene il compagno di Viareggio, sono di solito così che gestiscono i comuni, dove non si fa niente per essere dentro il comune con tutti i sindacati, come avviene ripeto, a Bologna e a Livorno, sicuramente, da altre parti non mi risulta. Cioè il discorso diventa questo: ti do 12.000 euro e ti trovi la casa per cavoli tuoi. Tra l'altro, se poi perdi il nuovo lavoro, non ti do più niente, finito. Oppure ti do 8.000 euro, 10.000 euro, li dai al proprietario, sali il debito, purché ti faccio un affitto più basso, sostenibile, siamo da capo. Poi magari riperdi il lavoro perché il lavoro è stabile e ce l'hai in tasca come prima. Ma c'è il terzo capo, che è quello che riguarda la spostamento delle esecuzioni fino a 6 mesi, massimo un anno in casi eccezionali, fino a che il percorso a casa a capo stabilito dalla commissione, noi abbiamo addirittura inserita ora in una legge regionale dell'articolo 2 della commissione disagio abitativo, che stabilisce che il tizio è il colpevole, che quindi ha diritto, non ha i mezzi propri per il mese di sostentamento, va accompagnato a un'altra casa o un'altra sistemazione e abbiamo tempo 6 mesi per farlo. E in quei 6 mesi non viene servito lo Stato, anche se è già stato stabilito, c'è già il calendario della forza pubblica, viene spostato. Ora io mi chiedo, perché la legge del 2013 è in sole due, cioè volarsi no, io so che sicuramente ce l'abbiamo in Bologna e sicuramente c'è a Bologna. Non so, ma
so, ce l'abbiamo dal 2003 questa legge, tra l'altro poi lo voglio quel manualino, perché dimostrerò al prefetto che oltre a tutto è che siamo prepotenti, io voglio, lo dice anche dal diritto internazionale, ma lo dice anche una legge italiana. Michele, mi pare che voglia parlare di Bologna. Vorrei sottolineare questo fatto, che è vero sì che c'è una legge italiana che dovrebbe essere valida per tutto, però è altrettanto vero che nella stragrande maggioranza dei casi, per quello di cui io sono a conoscenza, viene interpretata, quando viene interpretata, nel senso di fornire assistenza alloggiativa per la madre e i figli minori. Si spacca la famiglia, quella soluzione non è quanto richiesto e non rispetta l'articolo 11, perché nel caso di San Martino di Lupari era esattamente la stessa proposta che aveva fatto, cioè voi siete madre, padre e quattro minori, davano per un periodo provvisorio alla madre e ai quattro figli minori la casa, il compagno se ne andava e gli ho detto no, resti dentro ed è rimasto dentro, e le Nazioni Unite dicono che devono essere rispettati tutti i diritti umani come il diritto alla famiglia. Non è così, esattamente non è così, non sta succedendo così. Milano mi raccontano che sono su questa cosa, no? Anche Bologna forse, no? Ma non c'è scritto niente del genere, c'è scritto solo il percorso da casa a casa, a casa, da casa a casa. Per non parlare delle occupanti è così. No, sì, no, a Bologna la questione è un pochino diversa. È proprio più o meno come spiegava Cesare prima, gli spazi di quando si vive in questo ambiente si cerca sistematicamente di dividere le famiglie, di mettere la donna con i bambini in una struttura. Molte volte le soluzioni che danno i servizi sociali sono al momento ti diamo un trasferimento molte volte fuori dalla provincia con un affitto di 2-3 mesi. Dopodiché, saluto l'affitto, mi saluto. La maggior parte a noi mi viene proposta addirittura l'alloggio nei dormitori, che molte volte sono pieni, iniziati, e quello della quale parlavi tu, che è il protocollo antisfratto. No, io parlo del protocollo regionale della regione Emilia tra prefetture e comuni. Esatto, quello lì si chiama protocollo antisfratto, quello lì viene seguito in tribunale. Viene proposto, perché noi l'abbiamo seguito per molti anni, viene proposto al cittadino, ma di circa 8.000 euro, ma di questi 4.000 euro vengono dati a fondo perduto. 2.000 euro devono essere in contanti presenti al momento della proposta del giudice, di cui gli altri 2.000 invece vengono dati dalla banca con delle rate di circa 2 anni. E molte volte naturalmente gli affittuari rinunciano, perché se tu sei già in un certo tipo, sei moroso, non hai più un lavoro, come fai ad avere 4.000 euro in più il resto da pagare per altri? Tant'è vero che quel protocollo lì non è stato neanche mai eseguito, neanche un 10% viene usufruito di quel protocollo di Stato. Tant'è vero che noi all'epoca, alla fine, abbiamo detto guardate, è un giro e non viene fatto, non lo so, però è così perché ho sentito e ti dico che è così. E in ogni caso, Bologna, le procedure che hanno seguito proprio per quello. L'unico caso che si riesce a bloccare lo sfratto è se il cittadino e anche una segnazione di casa popolare, cioè se nel frattempo ha fatto la domanda di casa popolare ed è in assegnazione o in procinto di assegnazione. L'unico modo per poter cercare di bloccare è che il punteggio sia in assegnazione e quindi si riesce a bloccare. Dopodiché tutto il resto è una trattativa tra servizi sociali, tra non inquilini o i sindacati vari per poter cercare di dare una soluzione abitativa che contenga tutto quanto il nucleo familiare, perché la prima cosa che fanno è dividere le famiglie, separare le donne e i bambini dagli uomini per poter poi soffrire. Non avete la riserva del 25-30% per sole famiglie con sfratto incolpevole? Non te la danno. Noi ce l'abbiamo. Abbiamo una riserva. Però mi dà tutta il ruolo, che ti devo dire? Allora,
torniamo alla domanda che è un intervento di Marco Di Guglio, stesso San Giovanni, che chiama. Faccio una precisazione, anzi un'interrogazione di interazione con questo Cesare. L'articolo 11 del PIDES, parte internazionale, è comunque legge in Italia perché è la legge 881 del 77 che ha recepito il patto, per cui è legge, non è soltanto legge internazionale, ma è legge in Italia dal 77, in alto momento. Ciò che c'è scritto, che no, cosa si devo dire, no? Scusate, sarò un po' pericolo, ma sinceramente come istituzione di Sesto San Giovanni, no, di Lacco, viviamo tematiche molto lontane da quelle che sono state affrontate qua, oggi come legge. Per esempio, sulla social housing, mi sembrava che la cosa fosse stata già chiarita in altri momenti e che fosse assodato che siamo contrari. Non ho capito tutta questa importanza che torniamo a dare alla questione. Noi stiamo vedendo cose molto più pesanti. Allora, la situazione di Bologna, che è stata per illustrata, ecco, noi l'abbiamo vissuta con le giunte di sinistra. Quelle erano le politiche di sinistra. Noi adesso abbiamo la giunta di destra e le cose sono molto peggio. Allora, noi abbiamo un'amministrazione comunale che ha cancellato 500 residenze e vuol dire che le famiglie che non hanno più la residenza non possono più fare la domanda a casa. Possono più fare neanche la domanda di lavoro, non possono avere il libro di base, non possono avere insegnanti di sostegno. Questo è quello che sta facendo la destra per espellere i poveri, perché quello che stanno facendo è una guerra contro i poveri, non contro la povertà, ma contro i poveri. Abbiamo una giunta che utilizza in modo cazzoso i regolamenti per escludere sistematicamente le famiglie immigrate dalle graduatorie. Il sindaco si è vantato di aver assegnato 50 appartamenti, 48 a italiani, 2 a stranieri. Noi abbiamo delle graduatorie che sono composte al 50% tra residenti e immigrati. Allora abbiamo una situazione pesantissima, abbiamo una situazione per cui l'assessore e il sindaco possono prendere delle decisioni anche fuori dai regolamenti e fuori dalle leggi, perché noi facciamo ricorso al prefetto sul problema delle residenze e il prefetto non risponde. Sono 10 mesi che aspettiamo delle risposte. L'abbiamo forzato su una questione in particolare, con una querela è arrivata una risposta su un ricorso e ha dovuto darsi ragione e il sindaco non l'ha applicata. Abbiamo fatto ricorsi al TAR e i ricorsi al TAR al 95% sono stati respinti. Abbiamo una iniziativa legale contro le discriminazioni sul Tribunale di Monza e il Tribunale di Monza ha trovato come escamotage il modo di rimandare a dicembre, a gennaio, una sentenza che invece doveva essere immediata perché avevamo chiesto l'articolo 700. Allora noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui tutti gli strumenti di difesa dei diritti che pensavamo fossero garantiti costituzionalmente, ecco, questi diritti non ci sono più, questi strumenti non ci sono più. Quello che abbiamo di fronte è una sostanza nel nota la chiamavamo fascistizzazione, e comunque stiamo di fronte a una svolta autoritaria per cui al di là del folklore del braccia tese o dei simboli nazisti, quello che sta avanzando di fatto è l'occupazione del potere da parte delle forze di destra. E la situazione per noi è molto preoccupante. Veramente siamo in una serie di difficoltà a capire in che modo muoverci. Per cui vorremmo raccontare degli argomenti che fossero un pochino più vicini. Questo non so se è la situazione di Sesto, è solo quella di Sesto, se ci sono altre situazioni in Italia che si possono in qualche modo avvicinare. E noi vorremmo discutere di altri argomenti. Tra l'altro, anche quando parliamo per esempio di fondo sostegno affitti o quando parliamo di reddito di cittadinanza per la parte relativa al contributo affitto, noi stiamo comunque parlando di interventi che non vengono dati alle famiglie, vengono dati ai padroni di casa. E quindi per noi il problema è che se è vero che il sostegno affitto e il reddito di cittadinanza in alcune situazioni sono state fondamentali per garantire alle famiglie la sopravvivenza, ma dobbiamo aprire un conflitto a un livello superiore. Questa qui è l'immediata intervento per garantire meno sofferenza per le persone che si trovano in difficoltà, però non possiamo pensare che sia questa la nostra linea. La nostra linea deve essere quella del recupero del patrimonio a interesse pubblico. Non parliamo di cementificazione, ma sicuramente dobbiamo porci il problema dell'allargamento del patrimonio pubblico. Io smetterei di parlare di social housing, parliamo invece di quali iniziative possiamo prendere perché questo diritto venga garantito.
Non so se sono stato chiaro nella disposizione. C'era un'altra cosa che volevo dire, adesso mi sfugge, troverò un modo di parlare la prossima volta. Vabbè, il problema non è sarà un fratello Oliver che sono scenato, ovviamente, è come affrontare infatti, è proprio nel senso di questa riunione di oggi, proprio come affrontare qualcosa che ci sta invece venendo addosso, e credo che invece abbia fatto bene, al contrario di quello che dice Marco, a parlare, perché appunto il problema non è dire se è bello o brutto, che sia brutto l'abbiamo assodato, ma che ci siano oggi un versante più qualificato di volontà di andare verso il social che sovrappone e sostituisce l'inizia pubblica è un problema di battaglia ai comunali, intanto sono municipali, ma saranno i comuni a determinare quel tipo di sviluppo urbanistico, per cui ragionare insieme forse ha fatto bene. Poi tutto il resto concordo, però appunto non c'è un partito può decidere di dire se una cosa è bella o brutta, noi invece abbiamo il problema di non poter dire soltanto che è bella o brutta, ma anche avere esigenze sociali che poi ci vengono a bussare la porta, è qualcosa che dobbiamo dire oltre che è brutto, anche le forme, le modi di poter affrontare quelle cose, altrimenti cioè, c'è un partito, facciamo un'altra cosa, facciamo sindacato e usciamo da questa discussione. Però ecco, insomma io credo comunque l'intervento di Marco vada preso per bene, nel senso che è uno stimolo a dire che comunque l'Italia è lunga, un certo Simone dice sempre, l'Italia è lunga, ha sfaccettature varie, ha approcci vari, a Roma come a Messina è diverso, a Messina, insomma, voglio ricordare che il certo a Messina ha fatto un corteo dentro al Consiglio Comunale, cioè dentro, non so se qualcuno l'ha visto nel video, insomma, alcune azioni anche sudamericane, facciamo anche qua, facciamo, e quindi è importante. Però ecco, questi momenti di discussione ci servono perché noi non dobbiamo mai pensare che tutti siamo allo stesso livello e che abbiamo bisogno di costruire formazione e capacità di intervento alla pari di tutte le sedi, perché altrimenti qualcuno va più avanti, qualcuno resta indietro. Io credo che invece difendo questa nostra scelta che porta dei frutti, perché comunque in ogni caso oggi porta rappresentanti di 30-40 sedi a dover in qualche modo avere una, almeno il quadro diciamo, di gente, insomma, ad avere una posizione, avere una conoscenza che è uguale per tutti. Poi approfondiremo, poi chi vuole approfondire approfondisce, chiamerà Cesare, chiamerà come si chiama, Bruno Cattoli, Guido Lanciano, altri, me, approfondiamo. Però il problema è che dobbiamo anche capire, dobbiamo considerare che marcia insieme e in tutti i territori è formata allo stesso modo, altrimenti qualcosa non funziona in un sindacato. Io penso così di un sindacato, poi se qualcuno altro idea esplicita si conta, c'è un congresso apposta, per cui non c'è problema. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, se no altrimenti potremmo già attivare la parte finale, oppure ci diamo anche se finire. No, scusa, poi così qualcosa. Magari ci senti lo stesso. No, si sente lo stesso. Come si sa, 2, 3, clic. Come chiedo scusa, ma volevo fare due puntualizzazioni. La cosa che sta venendo in atto in tutte le regioni è anche una sistematicazione, un sistema per cui in realtà non c'è più l'assegnazione delle case popolari. La logica che sta avvenendo è che io ti do un contratto che dura nel tempo X, poi tu te ne vai. L'esempio del Veneto, dove la decadenza è fissata a 20.000 euro e ti buttano via 5.000 famiglie perché non hanno più diritto a stare nelle case popolari. A questa logica, il cambiamento radicale del pubblico sulle case pubbliche, la sottrazione di alloggi in regione Lombardia e che si chiamano SAS, SAM o quello che vogliono,
è nella logica di sottrazione del patrimonio pubblico e del contenimento dei costi, per cui il concetto di pareggio di bilancio è già superato, per cui la Lombardia con questi meccanismi adempierà. Già adesso chi non è in grado, chi è indigente, potrà avere un massimo un contratto di due anni e poi si arrangia. Quindi sostanzialmente io credo che sia l'Unione Inquilini in questo momento storico deve cominciare a approfondire la logica del fatto che questa nazione, oltre ad avere in 20 regioni 20 diritti diversi di case popolari, che questo è il problema del titolo 4 della Costituzione, c'è di quinto, ha anche una questione di, come diceva Marco, di eliminazione del concetto di pubblico. E il concetto di pubblico, sempre pagato con i soldi della Batoni che sarebbero i fondi Gesca, è quello di lasciare al mercato e alla contrattazione del mercato che cosa? Il costo casa. Questo è trasformare a chi è indigente una parte residuale che è l'assistenza. Io credo che queste due cose debbano essere fondamentali all'interno del nostro sindacato, perché questo è un obiettivo fondamentale. Un'altra cosa fuori sacco, chiedo scusa ma mi sono stato stimolato, ma è possibile in tutta Italia dire che la ristrutturazione degli alloggi delle case pubbliche per l'anno 2020 con la detrazione del 65% sulle facciate, sui cappotti e quindi sulla condizione abitativa degli alloggi popolari debba essere fatta immediatamente, perché praticamente a costo zero. Se lo Stato ci dà delle detrazioni al 60% sulla ristrutturazione, abbiamo migliaia di alloggi fatiscenti, non solo all'esterno, ma anche della tenuta della situazione delle case. Lanciare questa parola d'ordine, tutti i consigli di amministrazione delle case popolari possono e devono ristrutturare, quindi fare piani di intervento, dove praticamente a costo zero, secondo me è un elemento distintivo dell'Unione Inquilini, che è il recupero del degrado della periferia. Credo che sia fondamentale, perché praticamente di fatto costa nulla, è lo Stato che paga. Vorrei dire a Muro, sto fuori, a Gianni, che forse qualcosina abbiamo fatto già, in questo senso, in fondo, perché noi abbiamo fatto passare un emendamento che sta anche in tutto in legge di bilancio, che c'è un articolo riguardo l'efficientamento energetico, 500 milioni nel 2020, in cui si parla di licenza pubblica. E diceva il presidente dell'Arte di Potenza che avevano usato spesso i soldi del presidente energetico per fare le istituzioni, infatti usando il cappotto di esperto, per cui noi un piccolo segnale abbiamo già messo, già c'è e sarà potente, già dentro la legge di bilancio. Sul resto ci stiamo lavorando, si supera comunque che sarà già meno di 30.000 euro comunque, grazie anche alla sua battaglia, tanto di dire, no? Non si era mai pensato davvero di fare 20.000, diciamo, è già la politica 30. No, perché non parliamo di anche da altri, però ai tavoli la nostra proposta di portare a 30.000 euro in sé, non 30.000 euro, delle regole di Gaveta, questo comporterà a gennaio una serie di cambiamenti. Ecco perché è importante comunicarci, ecco perché è importante far sapere le cose. Qualche cosa, qualche così la facciamo anche noi. Sì, io intervento di una cosa, non so se siamo già in una fase di. Diciamo, ecco, sì, volevo dire semplicemente questo, che mi sento come me la sento io, e anche tenendo conto del dibattito. Secondo il mio punto di vista, noi dobbiamo avere ben chiaro il punto della situazione e della lotta che stiamo conducendo, ma anche dei livelli che l'abbiamo portato, e capire
rispetto a questo, come riusciamo a ottenere risultati concreti? Vuol dire, noi abbiamo cercato di avere un'elaborazione complessiva. Anche tutto l'impatto che abbiamo fatto oggi, almeno così come l'ho vissuto io, sul social house, così, a me serve per questo motivo, per mettere al centro quello che è l'obiettivo. L'obiettivo che noi lanciamo, che abbiamo lanciato con una, diciamo, avendo avuto, riuscendo a costruire una piattaforma complessiva, diciamo, di questo, è il fatto che il vero obiettivo che ci si deve porre è quello di una espansione dell'offerta pubblica di alloggi delle case popolari. Che questo è il vero problema che noi abbiamo di fronte oggi, e non dire come si può fare. Abbiamo detto, quindi abbiamo connesso con questo l'idea della rigenerazione urbana. È improponibile che tu lo riproponi ulteriormente cementificando il territorio, no? E che proprio qui il tema della rigenerazione del Luger Rinzo è lo strumento. Oh, abbiamo anche posto un altro problema, che in realtà il tema dei finanziamenti è in parte una scusa non proponibile. Dobbiamo avere un punto, no? Che noi dobbiamo riflettere. Siamo stati gli unici in Italia che siamo riusciti, attraverso la cosa che ha fatto fondamentalmente Massimo, insomma, l'Unione Inquilina, ma se è quindi è l'Unione Inquilina adesso, ma che avendo proposto il tema dei fondi GESCA in Italia inutilizzati, siamo riusciti a cambiare il senso, cioè, o meno, a cambiare il senso, no, però comunque a metterci dentro una battaglia politica, no? Poi dici, guarda, oh, ma che cavolo serve? Ci stanno miliardi di fondi GESCA che già ce l'ho lì, che cavolo c'è fatto? Perché questi non escono fuori, no? Intendendo, diciamo, rovesciando il segno che lì ecco, veniva posto. Abbiamo anche detto altre cose semplicissime, il governo ha fatto una cazzata, una cosa ridicola, no? Ha tirato fuori dal cilindro la questione, a unità macellare secca sul canale concordato da 10 a 12,5 un'idiozia, insomma, no? Però noi abbiamo detto, ma guardate che c'è un altro corno del problema, che oggi in Italia c'è una cedolare secca sul libero mercato, per cui un proprietario può prendere il massimo d'affitto che può prendere dal mercato, non ci manca il 21%, mentre un lavoratore ci paga di più sulla busta paga che prende, è una regala la rendita immobiliare speculativa senza alcuna ragione né economica né direi morale, no? Perché se tu vuoi il massimo profitto che ti può dare il mercato, è chiaro, pace e tasse che ci devi pagare. Tra l'altro, come abbiamo dimostrato con i dati presi da Banca d'Italia, su 2,2 miliardi che costa il costo della cedolare secca, circa un miliardo, no? E anche più di un miliardo è quella del libero mercato, no? E su 2,2 miliardi di introito dei proprietari, 1,84 miliardi di questo va al percentile più alto, cioè il 10% dei proprietari più ricchi si prendono l'84 miliardi su 2,2 miliardi che è il costo della cedolare secca, quindi è una rendita del vantaggio per i ricchi e per i soldi senza nessun senso. Lì solo attraverso questo faresti un miliardo l'anno strutturalmente, cioè noi possiamo fare, abbiamo presentato come dire, una finanziaria sul diritto alla casa che si autofinanzia dentro, cioè soltanto eliminando la rendita di vantaggio, cioè limando leggermente le unghie alla rendita speculativa, diciamo così, no? Adesso potremmo farla a costo zero, no? Abbiamo dimostrato così. Ora, attraverso questa operazione, secondo me, questo colpo del cavallo sui fondi GESCA, abbiamo riproposto il tema dell'edilizia pubblica in Italia. Cioè il tema dei case popolari, tradotto in termini così, e che qualcosa si può fare. Ora, che cosa ci manca, secondo me? Qual è il passaggio? Secondo me il passaggio è che noi dobbiamo articolare meglio, perché in ogni nostra città le nostre sedi fanno delle vertenze concrete, in cui dici recuperiamo quell'immobile. Massimo ci ha detto una cosa importantissima, secondo me importante, no? Che poi tu, nel corpo a corpo, fai l'entrata città.
E perché questo anche per i nuovi meccanismi c'è un rapporto diretto con i fondi che saranno posti che vengono posti. Allora il nostro problema secondo me oggi è un'articolazione più forte delle lotte che si fanno territorialmente con la battaglia generale. La specie è come il 10 ottobre tutto l'anno. Che cos'è la forza del 10 ottobre? Ogni città fa la sua manifestazione, la sua cosa territoriale, ognuno con il suo modo, ma che tu, collegandole tutte insieme nello stesso giorno, tu collegandole hanno ognuno un marzo avanti. Il piccolo esempio che è stato fatto sulla questione dell'Abruzzo, no? In cui tu, la cosa che hanno fatto loro è stata collegata con la tua direzione, e questo ha avuto un effetto, no, implementativo. Allora, noi siamo unici in Italia, perché ci sono tutti i movimenti, tanti movimenti in diverse parti del paese conducono delle battaglie per il recupero di quell'immobile, per quella caserma che viene. Però lo fanno nella loro città, grande importanza, enorme importanza, ma nella loro città noi siamo gli unici che, avendo una sede, potremmo in 50, 60, 70 città italiane connettere insieme, e attraverso questo anche altre si connetterebbero dentro a questa emergenza. Allora il nostro problema, che io vedo come un salto di guardare che dobbiamo comprare con tutti complessivamente, è come